Amici e amiche, benvenuti in questo mio nuovo video aggiornamento sulle cartellette, queste qua. Dopodiché non vi stresserò più perché tanto avete capito il sistema. Dunque, sono giunta alla conclusione che era meglio andare a mano libera. Volevo solo farvi capire cosa intendo fare con queste cartellette. Allora, mi sono fatta questo schema qui perché la mia intenzione è mettere nel mio Midori organizzato per queste cose, fare questo tipo di lavoro, mettere delle carte intere che io le abbia a vista, poi magari è solo una minima parte, dopodiché mi viene in mente e vado a cercarne altre, no, perché io non mi ricordo le cose che ho, quindi quello che riuscirò lo metterò qui, o quello che farò magari, no, o i recuperi, siamo sempre lì. Però appunto volevo una cartelletta che contenesse un foglio grande. Non li sovrapporrò perché ne ho fatte 7 di queste qui, ne sto facendo 7, e poi qui metterò tutti quegli stickerini piccoli o ritaglini piccoli, ce ne sono ben 3, 1, 2, 3, fronte e retro, tutto quanto con questo sistema qui che mi consente di lavorare direttamente sulla cartelletta senza appiccicare, senza... Ormai a ogni video sentite la voce del mio cagnolino. Quindi vi faccio vedere ad alta velocità come le sto facendo. Volevo solo farvi questo aggiornamento. Quindi la base è la solita che io ho fatto sulla solita mascherina che io uso per l'inserto del Midori. Quindi ho solo fatto questa saldatura, ho tagliato, ho fatto la saldatura e ho saldato anche il centro, così non si muove il tutto. Lo so che poi vado a cucire, però ho preferito fermare il lavoro. Dopodiché, come al solito, come avete capito che ormai l'avete capito, dopodiché io con gli avanzi, questi qui, ho tagliato tutto con la mia taglierina, quindi sono andata abbastanza veloce, ho tagliato tutti questi rettangolini, quindi rimangono tutti uguali, e li ho fatti da 3,5 cm. Quindi dopo io, in base a queste linee, anche se non mi viene il lavoro preciso, ve lo faccio vedere velocemente, la base qui della prima taschetta che vado a cucire, a saldare. Però prima appunto vi faccio vedere con che velocità taglio questi qui, no? E faccio, taglio prima questa saldatura. Spero che si veda qualcosina almeno. Poi partendo da questa parte, così resta fermo, faccio 4,5 cm qua. Uno. E sono già due, Due. Sono 4. E l'ultima. Così ne avrò un bel po'. E adesso andiamo a fare le prime taschine, perché appunto, come vi dicevo, preferisco farle a mano. Quindi vado a posizionare usando questa base e lasciando un piccolo spazio di saldatura e guardando i lati. Questo per portarle più o meno nella stessa posizione e non andare troppo storta. E quindi faccio uno, do dei colpetti così perché sennò io vado storta. E quindi questa è già fermata. Poi vado da questa parte, fermo sopra prima e faccio la stessa cosa, fermo sopra, guardo bene dove che devo andare a pinzare e poi piano piano vado fino a sotto e quindi una è già fatta. Idem qui, così si va un pochino più spediti.
problema è la trasparenza qua di queste cartellette che... Fermo di nuovo la parte sopra e vado fino sotto. Idem qui. È importante, ho notato, fermare prima il sopra perché poi tende a spostarsi e a fare, come in questo caso, mi ha fatto un rigonfiamento e quindi è venuta in questo modo la cartellina. La taschina, quindi ecco, cioè, è come metterci una pinza. Lo fermi prima e il lavoro si ferma, non va a fare le pieghette. Ok, quindi posso girare il mio schemino. Vedete? Sono abbastanza precise, abbastanza. Facciamo ancora il retro. Cerco sempre le soluzioni più veloci, io, se avete notato. Perché sennò mi annoia proprio metterci troppo a fare i lavori, no? Metterci troppo. Io adesso ho in testa la mia cartelletta, voglio riordinare tutte le mie cose e non mi interessa proprio la precisione estetica. Anche se non lo trovo per niente male, eh. E oltretutto anche veloce da fare. È divertente perché non ci sono rotture di righe righelli. È carino, è davvero comodo. Adesso lo faccio vedere assemblato. Ed eccola qui. La copertina l'ho fatta rigida, bella rigida, perché il midollo, essendo in stoffa, è molto morbido, quindi ho fatto proprio un ciccio pasticcio così con riciclo di ogni tipo, questa addirittura credo della confezione del riso. Io tengo tutte le confezioni e poi uso per queste cosette qua. Ok, come vedete, ho sistemato qualcuna delle mie, ho rispostato perché sto organizzando, quindi tutte le mie cose. Quindi per adesso non ho usato la parte dentro per farvi vedere appunto queste taschine come siano carine, perché vedi proprio tutto quello che hai, anche se c'è dietro un'altra immagine, diciamo così, è tutto bello visibile e sta tutto bello fermo perché possiamo distribuirle bene e basta. Quindi con questo chiudo il ciclo della faccenda inserto che contiene stickers, carte e quant'altro. Ne ho già due, come sapete. Se me ne farò altri, saranno comunque uguali, identici, sempre con questo sistema qui. Quindi, boh, non farò altri video di questo tipo per adesso, a meno che non mi venga qualche altra idea in mente. Me ne farò sicuramente altri uguali, identici, come già detto. Ok. Io vi ringrazio di aver seguito anche questo video, vi mando il mio solito mondo di baci e tanta, tanta positività e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!